Amici di Onda Libera, siamo a Fano, a Villa Adelaide, dove si sta svolgendo, in corso di svolgimento, la festa per l'anniversario dell'associazione Africa Milele. Siamo insieme alla presidentessa e fondatrice dell'associazione, Lilian. Allora Lilian, com'è nata questa associazione e questa avventura, direi così? Allora, Africa, l'idea di aprire un'associazione nasce dal sogno di una vita, perché 3 anni fa io, mio marito e mia figlia siamo andati a fare un viaggio in Kenya e da lì l'idea di fare qualcosa, di costruire qualcosa insieme, un'idea poi condivisa con amici e parenti e da lì, perché no, l'idea di aprire un'associazione. E è un anno che siamo attivi e in questo anno abbiamo già dato vita al nostro primo progetto. Cosa vi proponete con questa associazione? Cosa volete realizzare concretamente? Allora, noi operiamo in Kenya, in particolare in un villaggio che si chiama Chakama, che è a 70 km da Malindi, in piena savana, e stiamo costruendo una casa per bambini senza famiglia. La casa è quasi finita, e ci manca poco per ultimare i lavori, diciamo, e contiamo a dicembre di inaugurare la struttura inserendo 24 bambini, appunto, orfani. Progetti per il futuro, cosa vi proponete, visto che questo primo progetto è quasi al termine? È quasi al termine, però comunque deve iniziare, perché il progetto va comunque mantenuto e sostenuto. E per il futuro nel nostro villaggio, appunto a Chakama, nel complesso, sono previsti sia una clinica che 2 aule della primary. E collaboreremo insieme ad altre associazioni, perché il progetto comunque è grande, ma diciamo il tutto viene fatto perché Chakama diventi una comunità autonoma che si possa autosostenere. Avete organizzato anche una bellissima festa di compleanno, perché con grande musica abbiamo avuto Frida Neri e adesso sono le percussionisti senegalesi, se non sbaglio. Esatto, ci puoi parlare come questa festa com'è nata, diciamo? Sì, la festa dell'anniversario, diciamo, è nata appunto in collaborazione con diversi artisti, c'è stata appunto Frida Neri. Questi che stanno esibendo ora sono dei percussionisti di Pesaro, di un'associazione di Pesaro, e più tardi si esibirà Tatten Songan, che è un artista a livello mondiale, un percussionista camerunense, e ci siamo conosciuti per caso e da lì è nata la nostra collaborazione. Bene, allora ti faccio tanti complimenti e in bocca al lupo per la vostra attività, perché ne avete bisogno, penso. Crepi, grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.